Va benissimo. Visto che fa un caldo a bestia, ne approfitto per fare il dolce che mi avete chiesto in 55.000. La torta variegata fredda, vaniglia e cacao, e utilizzeremo solo una pentola per farlo. Ne approfitto per farvi vedere come si utilizzano le Pyrex sui fornelli, anche quello me l'avete chiesto in 55.000. Ci serve una bagna per i biscotti, utilizzerò il coperchio della Pyrex che ce l'avevo già qua, bello comodo, basso, largo, bagna analcolica, però se volete potete fare anche la bagna con acqua e maraschino, acqua e limoncello, qual kermes o caffè latte, quello che volete. Intanto qua ci metto un bicchiere di acqua. Potete farla anche al caffè e rum, per esempio. Io la faccio analcolica perché ho pensato un po' di più ai bambini questo giro, quindi un pochino di acqua. Ci metto il succo di mezzo limone oppure di arancia per dargli una nota un pochino aspra. Questa bagna servirà dopo per bagnare i biscotti, l'avevo detto? Faccio piano piano per non far cadere i semi. Zucchero, solo un cucchiaio, perché utilizzo i savoiardi che sono già molto zuccherati. Ci metto un po' di aroma alla vaniglia. Potete usare l'aroma che preferite, se volete metterci, non so, il millefiori, l'arancia, quello che vi piace, io metto la vaniglia. Sciolto lo zucchero, la bagna è pronta. Perché se utilizziamo la crema ancora calda nello stampo con i biscotti, dopo resterà più consistente, è tutto più facile, insomma. Prepariamo la crema, che dopo faremo diventare bigusto, doppio gusto, 3 uova intere. 3 cucchiai di zucchero, senza esagerare, potete fare anche 4, 5, ma 3 sono già più che sufficienti. Sciogliere, disfare bene lo zucchero con le uova, bisogna scioglierlo un pochino. Mettendo lo zucchero e le uova insieme, le uova, soprattutto l'albume, si disfa bene, perché se le buttiamo direttamente dentro nel latte non gli passa più, però volendo si può mettere anche tutto insieme a freddo. Sto facendo la crema pasticcera furba, una versione però un po' più adatta al budino, l'abbiamo già vista anche altre volte nel mio canale questa crema. 45 grammi di farina, 0, 00, celiaci possono utilizzare 45 grammi di amido di mais, mischiare bene. Mischiate 2 minuti finché non vedete che tutto quanto diventa bello liscio, non deve montare, è giusto una sbattutina, e 0,5 litro di latte freddo senza pietà, giù dentro tutto. Vaniglia anche qua, niente scorzetta di limone. Gabriele, perché usare il Pyrex in cucina? Allora, io lo faccio perché è trasparente e quindi voi vedete bene come faccio le ricette, basta, non ci sono altri motivi. Ma chiunque può usarlo, magari perché è allergico al nickel o perché è allergico ad altre sostanze come l'ossido di alluminio o l'ossido di ferro che sono presenti nelle pentole, ma non ci sono altri motivi particolari, però bisogna essere molto accorti quando si usa il Pyrex. Io, per esempio, avete visto, prima ho messo i liquidi nel Pyrex, adesso il Pyrex con i liquidi dentro, che sia olio, che sia acqua, che sia quello che volete, l'ho messo sul fornello e poi acceso. Mai mettere un Pyrex vuoto direttamente sul fuoco, perché vi si spacca, e finché è un po' d'acqua bene, se c'è dentro l'olio fate le fiamme alte così. Come le fa? Così. No. No, davvero, eh? Normalmente per le creme è bene usare le pentole d'acciaio, normalissimo, acciaio inox normale, anche perché se fate la crema nell'alluminio, la crema dopo viene verde, non chiedetemi perché, viene verde e basta. Se la mettete nel ferro magari sa di ferro, l'acciaio è il materiale perfetto. Oggi sembra più un tutorial sull'uso delle pentole che una torta. Anche il rame per fare le creme, cioè non siamo mica nel medioevo, usavano il rame perché c'era solo il rame, lo battevano a mano, fondeva a bassa temperatura, ma il rame vi fa diventare tutto verde, sta tutto di rame. Il rame va bene giusto per fare la poletta e basta, è un materiale scomodissimo, conduce benissimo il calore, ma siamo nel 2023, il calore si conduce benissimo anche senza rame. Quelli del rame mi martellano oggi, devo dire di girare con calma. Stai già girando? Girate con calma finché non è caldo, insomma senza ansia, no ansia, no stress, ogni tanto una giratina, diciamo ogni tanto così con calma, guardate fuori dalla finestra, ascoltate la musica. Dopo 2-3 minuti incomincerete a vedere qualche fumino, allora girate con un ritmo, non è che bisogna montarlo, però diciamo ecco, un ritmo continuo, finché non inizierà a bollire. Dopo pochi secondi, guardate, vedete che bolle? Ok, gli facciamo fare 10, 15, 20 secondi sul fornello ancora, girando un po' più velocemente, e poi lo spostiamo su un panno. Lascia girato, fa vedere cos'è combinato il mio tovagliolo, gira, guarda lì, guarda, gira, un po' bruciacchiato.
porta fortuna. Perché l'ho appoggiato sul panno della Beatrice che adesso gliel'ho bruciato? Perché è un Pyrex, se il Pyrex è così caldo io lo appoggio su un acciaio, su una ghisa, su un qualcosa di freddo, pam, si spacca. E quindi è sconsigliato usare il Pyrex. E nel giro di un minuto diventerà liscia, liscia come una cremina di zabaglione. Spettacolo. Tagliate i savoiardi in funzione della misura che avete. Potete usare anche delle teglie rotonde, quadrate, più alte, più basse, quello che preferite. Ricordate di metterli sempre tutti dallo stesso lato. Siccome questa è una torta che forse dopo la capovolgo, non so, devo ancora pensarci, metto la parte bella, cioè quella tonda, sotto e quella tagliata sopra. Così se per caso mi viene in mente di girarla, ce li ho già dalla parte bella giusta, e tutta la parte liscia verso l'interno e la parte zuccherosa verso l'esterno. E voilà. Sistemate qualche biscotto anche nel fondo della teglia, a seconda delle dimensioni, degli spazi, delle altezze che avete a disposizione. Io ho visto che ce ne stanno giusti 4-4 e 4-4 ce ne metto. Mettiamo circa 2 cm, massimo 3, di crema gialla sul fondo. La facciamo due gusti, avevamo detto, eh? Quindi adesso facciamo anche il secondo gusto. Gli diamo 4 colpi, che si assesta bene. Ho tutti i pezzettini di biscotto che ho tagliato prima, che sono degli scartini. Che fai? Li butti? No, li bagno leggermente e faccio uno strato intermedio per separare la zona giorno dalla zona notte. La crema, che è ancora calda, eh? Importante lavorarla ancora calda. Cacao, 20 grammi. Quando si usa il cacao, siccome magari ce l'avete in dispensa lì come me da 25 anni, 30 anni, 50 anni, gli diamo una setacciata. 20 grammi sono circa 2 cucchiai da minestra rasi. Uno l'abbiamo messo e ne mettiamo anche un altro, un po' più scarsino, perché lo vedo abbondante. Con il cacao potete andare anche a occhio, a piacere, potete farlo più chiaro, più scuro, quindi insomma fate un po' come vi trovate meglio. L'importante è che vi ricordate di setacciarlo, nel dubbio ne mettete un po' alla volta, tanto non scappa mica. Pronto. E facciamo 2 cm anche di crema al cioccolato. Gli date una sdrumatina così che si distribuisce bene equamente dappertutto. 2 colpi per la statica. Voilà. E ci mettiamo dei biscotti. Mi raccomando, quest'ultimo strato di biscotti, la bagna gliela dovete far solo vedere, perché altrimenti dopo vi farà il dolce, vi farà sotto la pozzanghera. Quindi questi qui servono sì leggermente bagnati, ma più per assorbire che per restare morbidi. Qui ce ne stanno 6, giusti giusti, guarda. E se non ci stanno ce li facciamo stare. Gli diamo una leggera schiacciatina, una pressione, una pressioncina, giusto per metterli belli in pari. Con i biscotti avanzati, la crema avanzata e la bagna avanzata, insomma con tutti gli scartini, improvviso 3 ciotoline di dolcino, merendina, chiamatela come volete. Mettiamo sopra la cremina, divisa in parti uguali. Siamo i dolcini dell'asilo, questi qui se avete in giro i bambini glielo fate fare a loro, così si conciano per le feste, ma almeno gli date da fare qualcosa e sono tutti contenti. Abbiamo visto anche come usare il Pyrex, pro e contro. 2 ore di frigorifero e vediamo un po' che cosa abbiamo combinato. Sono passate 4 ore e mezza, un po' più del previsto, comunque male non gli fa, di frigorifero, non di freezer, però se volete dargli 10 minuti di freezer non è che gli fa male. Non gli ho messo la pellicola perché comunque i biscotti sono bagnati, questo è antiaderente, non serve mettere la pellicola, è solidificato, basta toccarlo così, si sente che così, vabbè è morbido però è lì, non è che dondola se lo faccio ballare. Mettiamo in un piatto, vado. Ah no, aspetta, facciamo le robe fatte bene. Allora, si mette sopra il piatto e poi si gira, non lo giro a bestia perché sennò poi a casa è un problema. Ecco, non è che c'è entrato il piatto, è così. Torta, tortina, se vieni fuori bella ti do la caramella. Non esce. Se vieni fuori brutta ti do la pasta asciutta. Adesso è uscita. Ta-da! A questo punto, se volete sbattere un po' di panna montata, gliela mettete intorno, verrà più bella. Io non ci penso proprio perché non ci voglia. Un po' di zucchero a velo, se volete mettercelo, però sopra no perché è bagnato, non si vede, però intorno nel piatto lo potete mettere. Oppure del cacao in polvere, però a me non piace. Quindi non ci metto niente, la lascio nuda
è cruda, anzi non tanto cruda perché adesso è cotta e me la mangio. Ne taglio una fettina, giusto per assaggiarla. Naturalmente non è che dovete per forza ribaltarla nel piatto, si può mangiare anche a cucchiaio direttamente dentro nella pirofila dove l'abbiamo confezionata. E voilà la crema, madame. Che bella. Se la volete un po' meno cremosa, un po' più budinosa, mettete 5 o 10 grammi di farina in più quando fate la crema. Fate un po' come preferite, ma io la lascerei così, Se poi invece la fate la sera per la mattina, invece di solo 4 ore di frigo, gliene fate fare 10-12. Spettacolo. Ora, questo piccolo assaggino qua, bisogna assaggiarlo perché sennò come facciamo a vedere se è buona. Ci avrei messo anche un po' di rum, però abbiamo detto che era per i bambini. Qui c'è qualcuno che ha fame. È cremosissimo, si scioglie in bocca, si può anche ciucciare, volete vedere lo ciuccio? Ciucciato. E non è dolcissima, è fresca, molto, molto gradevole, è davvero leggerina, mi piace molto, molto buona. Si possono anche diminuire le uova, fare 2 invece di 3. Lo zucchero invece io starei così perché va bene, è dolce ma non troppo, non disgusta diciamo, anzi me gusta. Al canale, e mi dimentico sempre di dirlo. Intanto assaggio, iscrivetevi al canale, non va bene. Aspetta che lo faccio bene. Iscrivetevi al canale, canale di Rapanello, dove il dolce è molto più buono e molto più bello. Buono, meglio. Perché non mi viene sta cosa? La prima pezza andava già bene, quello di prima. Eh sì, ma non mi ricordo com'era. Stai filmando? Ma io non capisco. Devi capire.